Esteban Farias si conferma ancora una volta il più forte di tutti nel KL1 200 metri di paracanoa. L'orlandino difende il titolo iridato e completa così una stagione perfetta in cui aveva già trionfato in Coppa del Mondo e agli europei. Nuovo straordinario risultato per il ragazzo nato in Argentina ma cresciuto a Capo d'Orlando, che ha trionfato sul bacino di Monte Moro Velo con un tempo di 49 secondi e 796 millesimi, precedendo di 8 decimi l'ungherese Robert Zuba. Farias ha dominato la finale, dimostrando una netta superiorità sugli avversari e regalando all'Italia la prima medaglia d'oro ai mondiali di canoa del Portogallo. Esteban è uscito perfettamente dai blocchi e ha preso subito quei metri di vantaggio determinanti per lanciarsi al meglio. Una volta presa la testa della gara, l'orlandino non l'ha più lasciata e ha aumentato progressivamente il proprio vantaggio sui rivali. Un grande risultato per Farias, che nell'ultimo biennio è diventato praticamente imbattibile in questa specialità e ora dovrà puntare dritto verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020, dove avrà l'occasione di entrare nella storia di questo sport. È stata una bellissima, una delle gare più difficili che ho fatto. Il campo, come si vede, ha un po' di ondine. Era abbastanza pesante come acqua, ma sono uscito bene dai blocchi e sono uscito a fare una, secondo me, una buona prova.